Ciao a tutti, sono Simone di NerdOnNothing e in questo video, oltre a darvi la nuova versione dello Shigenima Launcher, volevo mostrarvi come installare Minecraft Forge su Minecraft. Insomma, visto che degli utenti hanno avuto problemi, ho pensato di farci un video. Allora, per dimostrare come installarlo, partirò da un'installazione pulita, quindi apriamo una cartella casuale. Andiamo su %, updata %. E cancello la cartella .minecraft, così dovrò riscaricare tutto da capo. Ok, dovrebbe essere sparita. Sì, ok. Bene, allora questo è il launcher e come al solito vi darò versione per Windows e Mac, che sono già qua pronte ad essere caricate su Mediafire. E allora cosa installerò qua? Questi file qua, allora Forge e Code Chicken Core e Not Enough Items. Questi due, cioè Not Enough Items sarebbe praticamente la mod che ho deciso di installare per dimostrare che Forge funziona, e questa è una mod secondaria che serve appunto per far funzionare questa, quindi ho dovuto scaricarle. In descrizione troverete questo link qua di questa pagina che serve per il download di Forge, appunto, con le varie versioni di Minecraft, insomma, fin dove sono arrivati, e forse ci sarà anche qualcos'altro qua sotto. Insomma, io ho scaricato la 1.7.10 raccomandata, ovvero questo link qua. Caricato l'installer, insomma, che è un ex avviabile. E la pagina della mod che voglio installare in questo caso sarà questa. Comunque, vabbè, se volete vi lascio tutto in descrizione anche questa, vedremo. Comunque partiamo, avviamo il launcher, che si aprirà ovviamente in piccolo perché sul 4K il DPI scaling fa un po' schifo. Vabbè, mettiamo un username, metto Simone. Ok, allora, cominciamo con farci un profilo con la 1.7.10, che sarebbe questa qua. Mettiamo 1.7.10 e basta, salviamo il profilo, facciamo play. Ora qua taglierò la parte download così il video sarà un pochettino più veloce. Bene, ha quasi finito. Aspettiamo ancora un attimo. E dovrebbe partire il gioco. Ok, perfetto, ha finito. Parte il gioco con questa finestrella minuscola per colpa del 4K. Ok, andiamo su single player e creiamo un nuovo mondo. Tanto per provare, mettiamo anche in creativa volendo. Ci basterà semplicemente creare un mondo così, tanto per vedere che la mod non è ancora installata. Infatti, se andiamo ad aprire l'inventario, sarà l'inventario normalissimo di Minecraft. E niente, usciamo, chiudiamo Minecraft. Ora possiamo installare queste due, quindi copiamo tutte e due Code Chicken qua e la mod e li portiamo nella cartella %, %, ok, cartella.minecraft. Qui non ci sarà la cartella delle mod, quindi la creiamo noi. Mods con l'S finale, mi raccomando. E ci mettiamo qua dentro le due mod. Una volta fatto ciò, prima di avviare il launcher, magari installiamo anche Forge, che forse conviene, per far avviare le mod. Quindi andiamo su Install Client, lasciamo qua il percorso com'è, che sarà già puntato alla cartella.minecraft, nel caso non lo fosse fatelo voi, ma dubito. Diamo ok e qui inizierà l'operazione di download, che taglierò anche questa. Ok, ora che ha finito, possiamo dargli ok su questa finestra che ci dice che ha installato correttamente il Forge qua, e possiamo avviare il launcher. Ora però non dovremmo selezionare il profilo che avevamo selezionato prima, che sarebbe, ecco, possiamo fare play, che sarebbe questo qua, ma sotto nel menu tendine ci sarà Forge. Lo selezioniamo, qua ci chiederà di mettere l'username, vabbè. E quando Forge è selezionato qua possiamo anche mettere, volendo, che ne so, Forge 1.7 .10, così lo riconosciamo, anche se comunque ce lo dirà anche qua, e possiamo dargli play. In questo modo abbiamo installato in modo corretto Forge e ora lo vedremo qua, sta scaricando dei file secondari che gli servono a lui. Si apre Minecraft ovviamente su una finestra enorme. E se andiamo sul mondo qua che abbiamo creato prima, vediamo
se ha voglia di caricarsi. Grazie di averci degnato della tua prestazione. Andiamo sull'inventario e vediamo che la mod è installata, insomma. Ora si sta caricando l'elenco dei blocchi. Appena avrà voglia di caricarsi, insomma. Ah no, aspetta, perché siamo in creativa questa qua. Ok, adesso c'è. E insomma. No, mi sono messo a trascinare blocchi a caso. Comunque vediamo che funziona. E quindi questo anche per tutte le altre mod, insomma. Se avete ancora domande, basterà che mi scriviate sotto nei commenti. E buon divertimento.